Alberto Sordi, molto conosciuto nell'ambiente cinematografico, un po' meno in quello televisivo. La ragione è semplicissima. Pagano poco. E 50 paoli, ecco, eccellenza. Che so, tutti mi? Certo, eccellenza. Alberto passava per avaro perché lui lo aveva sollecitato con il suo comportamento. Una volta gliene chiesi il perché. Lui mi rispose, vedi, io sono stato arricchito dalla povera gente che faceva sacrifici per venire a vedere i miei film. Per questo mi sarebbe sembrato di offenderli se avessi ostentato la mia ricchezza. Fu così che nella sua villa non si fecero mai feste hollywoodiane. Fu per questo che Alberto non possedette mai una barca. Fu per questo che la sua automobile fu sempre quella media dell'italiano medio. E avaro è stato fino all'ultimo, fino a quando, dopo la sua morte, non è stata svelata la verità che pochi amici vincolati dallo stretto segreto conoscevano. Dell'amare i soldi, il denaro, io non ho mai amato questo, tanto è vero che non ho dimestichezza con i soldi. È un benessere che io così godo perché sono 40 anni che lavoro ininterrottamente, ma accumulare ricchezze non ci ho mai pensato. Io ho saputo che è talmente buono, che fa tanta di quella beneficenza che voi non avete idea. Mi pare che in particolare tu aiuti i cappuccini, è vero? Tu hai un debole per i frati cappuccini, è vero? Sì, non mi piace il caffè latte, proprio il cappuccino. No, adesso dire queste cose. No, questa è una verità, noi lo sappiamo. No, io ho davanti a me un edificio di suore che ogni anno alzano un piano e il comune non interviene mai perché con gli ordini religiosi non si può intervenire. Allora ho chiamato l'ingegner Dalle Molle ed è un inventore di un parafulmine elettronico e ho fatto impiantare questo parafulmine per demolire il tetto delle suore che mi stanno davanti. Le suore hanno capito quando io installavo e hanno messo tante punte magnetiche intorno che scaricano i fulmini ai frati che stanno dietro alla nostra casa. I frati captano questa energia e ci fanno i liquori, ecco perché io mi sono interessato. Poi d'altronde sappiamo che Alberto, difatti Alberto vive nella sua villa, alla sera sta con sua sorella, tua sorella, come si chiama tua sorella? Aurelia. Con la sorella Aurelia, ecco, ti guardi la televisione, ti metti in pantofole, così dicono, ogni tanto ricevi anche degli ospiti. E poi anche una cosa molto bella che ho letto, pensate che la casa dove abita Alberto Sordi è una casa che esisteva già fin da quando era bambino. È vero che tu passavi davanti a questa villa, ti fermavi con la bicicletta e guardavi nel giardino. Credevo un convento di frati, e passavo e vedevo questa casa e così è stata sempre una mia grande aspirazione quella di avere una bella casa in un posto dove io merito di vivere, perché sono romano, nato a Roma, per cui Roma ormai popolata da una grande massa di stranieri e i romani sono quasi completamente scomparsi, invece io volevo abitare in una casa proprio al centro di una Roma storica di fronte a Caracalla. Ecco, ma la tua fortuna è stata che questa villa è rimasta libera periodo in cui tu potevi permetterti di avere una villa di questo genere, che è molto bella. E tra l'altro qui ci sono anche alcuni fotografi che seguono la trasmissione, loro stessi mi raccontavano quante volte hanno cercato di fotografare la villa di Alberto, ma lì dentro tabù, no. Non si entra perché è privato. Il fotografo non entra mai. Ecco, non entra in casa tua. Questo è il giardino della villa che Alberto Sordi si è costruita proprio di fronte alla passeggiata archeologica ed è qui che Sordi ci ha dato appuntamento per uno dei nostri incontri della nostra rubrica Arti e Scienze. Beh, veramente questo appuntamento era parecchio che l'avevamo, ma questo è stato un anno molto difficile per Alberto Sordi, un anno di grande lavoro e soprattutto un anno di grandi soddisfazioni artistiche per le bellissime interpretazioni che tutti voi avete visto della Grande Guerra, del Moralista, dei Magliari e di tanti altri films. Ciao Alberto. Uè, ciao Massare, allora, che fate qui? Avete invaso la casa? No, siete venuti qui con le macchine? Dove? A casa mia? Sì, ti ricordi? Mi hai dato appuntamento per questo incontro, per la rubrica. Vabbè, ma ormai è passato tanto tempo, Massare. È un anno che abbiamo... ci siamo visti un anno fa, ti ho detto di così, non lo facciamo questo incontro.
Vabbè, ma tu ti presenti alla vigilia di Natale. Ah, già, va bene, ma quest'anno per me è stato un anno di peregrinazioni tra i Magliari, la Grande Guerra, non sono mai stato a casa. Lo so. Beh, arriva adesso, alla vigilia di Natale, vieni qui a fare incontro. Ma dove la fai? E ci vediamo quest'anno. Quest'anno? Sicuro? Certo, quest'anno. Guarda che c'ho i testimoni, eh? E come i testimoni? Che lo mettete in dubbio, con Mazzarella non faccio l'incontro, faccio sì. Mazzarella, casa mia e casa tua. Ah, Giovanni, apri il cancello, che se ne vanno questi, eh. Auguri. E nano? Non si potrebbe dare un'occhiatina al giardino? Ma niente, niente. Ma che c'ho, gli cani c'ho. Ma questo è uno scherzo, è stato uno sketch di Alberto. La verità è che poi ci ha invitati a vedere il suo albero.